si parla di lavoro, ma si parla anche di innovazione e oggi abbiamo un ospite di eccezione, l'ingegner Guido Gabrielli della società Victor, che ha ideato una macchina che si basa sull'elettrostimolazione neurale e che può aiutare la ripresa di pazienti che hanno subito paresi di vario genere. Quindi cerchiamo di capirci un pochino di più, lo chiediamo all'ingegner Guido Gabrielli, che è in linea con noi. Buongiorno. Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito. Grazie a lei, ingegnere. Ci spieghi un attimo, intanto come è nata la società Victor e in cosa consiste questo apparecchio? La Victor è nata come startup innovativa ed è poi si è evoluta in PMI innovativa ed è nata in seguito all'incontro avvenuto tra me, il professor Terekov, inventore della tecnologia, e il dottor Mario Gabrielli, che si occupa della gestione amministrativa e finanziaria. Ed è una società che è nata e immediatamente si è insediata all'interno di un polo tecnologico della provincia di Bergamo, dove ancora attualmente risiediamo, con lo scopo di creare tecnologia che fosse utile per andare a lavorare in tutti quei casi in cui i pazienti manifestano condizioni di deficit neuromotori. Quindi si tratta di tecnologia, come giustamente raccontava lei, che si basa sull'elettrostimolazione funzionale adattiva, alla quale noi associamo una riabilitazione basata sul movimento. Questa unione di stimolazione elettrica funzionale adattiva e di movimento terapeutico fa sì che si possa produrre una richiesta di lavoro efficace sul paziente neurologico o che presenta problemi, come accennavo prima, di deficit neuromotorio, per andare ad innescare tutta una serie di processi che portano, con la ripetersi delle sessioni, ad un ritorno di funzione. Quindi si lavora in ambito riabilitativo e quindi questo tipo di riabilitazione può essere chiaramente portato avanti all'interno di strutture pubbliche come strutture o anche in strutture private. Si lavora su sessioni basate sul movimento in cui il paziente è parte attiva. Per fare un esempio, il fisioterapista, dopo essersi consultato col medico, propone al paziente certi esercizi in movimento. Il paziente deve cercare di produrre questo tipo di movimento ciclico ed è costantemente supportato durante tutta l'esecuzione del movimento complesso. Ad esempio, può essere il cammino, può essere la pedalata, può essere esercizi che riguardano sia gli arti superiori e inferiori in posizione sdraiata sul lettino da riabilitazione. Quindi il paziente è parte attiva di questo processo e viene aiutato dalla tecnologia, che sostanzialmente, attraverso impulsi elettrici, parla lo stesso identico linguaggio che il nostro sistema nervoso centrale normalmente utilizza per far funzionare il nostro corpo. Ora, quindi, quando ci troviamo di fronte a casi in cui esistono problematiche che portano proprio ad una diminuzione, ad una incapacità di produrre movimento, andiamo con la tecnologia a supportare questo tipo di input e di richiesta di movimento, in modo tale che l'informazione del movimento fisiologico arrivi al sistema nervoso centrale e quindi il sistema nervoso centrale stesso metta in atto dei meccanismi di recupero, che in alcuni casi possono essere anche rapidi e di totale rilievo. Ecco, e di questo parleremo tra poco, ingegner Gabrielli, perché la cosa è molto complessa, però riguarda tante persone che hanno bisogno di una ripresa di vario genere, soprattutto neuromotoria. Ne parleremo tra poco dopo una piccola pausa e diremo anche dove è possibile proprio recarsi per usufruire di questa apparecchiatura e soprattutto di queste tecnologie. Ecco, siamo sempre in compagnia dell'ingegner Guido Gabrielli, che ci sta parlando di una macchina che si basa sull'elettrostimolazione neurale. Intanto volevo presentare un attimo l'ingegner Gabrielli, che è un ingegner
ingegnere meccanico con laurea acquisita presso il Politecnico di Milano e ha ricoperto vari incarichi nell'industria e nel settore interessato alla progettazione e allo sviluppo di macchinari ad alto contenuto tecnologico. Oggi ci parla di Victor, di questa macchina che è possibile trovare in vari centri anche del Piemonte, giusto ingegnere? Esattamente, la prima apparecchiatura che abbiamo realizzato che si chiama VIC-16, 16 perché può dialogare con fino a 16 gruppi muscolari del paziente. Dopo una prima fase di utilizzo interno presso il nostro centro di riabilitazione, che è situato nella stessa sede dove realizziamo le apparecchiature, è stata estensivamente usata in altre strutture, tra cui posso nominare Villa Beretta di Costa Masnaga o il Domus Salutis di Brescia, così come anche in collaborazione con l'AIFIC, l'Associazione Italiana dei Fisioterapisti Italiani. E in Piemonte attualmente abbiamo da poco consegnato un'apparecchiatura presso l'unità spinale di Novara, ad esempio, e sulla zona di Torino mi viene in mente che a Val della Torre, che è un comune della seconda cintura di Torino, abbiamo un'apparecchiatura operativa presso il dottor Liboni, che è stato primario di neuroscienze e di neurologia presso il presidio sanitario di Gradenigo. E siamo quindi in una fase di diffusione iniziale della tecnologia, in modo tale che, e questo è il nostro scopo, sempre più persone con problematiche, dalla problematica neurologica più spinta, come può essere il caso di post-ictus, fino ad esempio a quello che si manifesta a seguito di intossicazione virale anche da Covid-19, che in alcuni casi porta a deficit neuromuscolari, così come nel mantenimento della salute e del movimento corretto nell'anziano, noi con questo tipo di tecnologia possiamo andare a, come si diceva prima, a fornire attivazione e un movimento corretto e fisiologico nell'ottica appunto di andare a stuzzicare quei processi di riparazione che portano ad un aumento di funzionalità. Questi processi di riparazione vanno poi, come dire, raccolti sotto la definizione di neuroplasticità, cioè noi andiamo a creare un input neurosenso motorio che è in grado di andare a stimolare questi processi riparativi. E mi piace ricordare che la nostra tecnologia è brevettata in Italia e a livello internazionale, e abbiamo anche avuto l'onore di pubblicare una prima pubblicazione scientifica che riguarda la nostra apparecchiatura e il nostro metodo con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'ospedale di Villa Beretta. Ecco, quindi come destinatari ovviamente ci sono gli ospedali, leggo qui, le cliniche di riabilitazione, i centri di fisioterapia, preparazione sportiva addirittura, no? Quindi anche gli sportivi addirittura subiscono. Addirittura si può arrivare, esatto, come diceva lei, ad andare a lavorare con questo tipo di tecnologia anche sullo sportivo. Se diciamo sull'evento patologico noi vogliamo andare a proporre un tipo di attività sommata alla stimolazione funzionale che mira ad un ritorno di funzione, nell'allenamento dello sportivo invece andiamo a migliorare tutti quegli automatismi che sono alla base della prestazione atletica. Quindi andiamo proprio a creare un aumento di performance, e anche in quest'ottica ad esempio stiamo collaborando con una nota società che fino a qualche anno fa gestiva una delle più importanti realtà di ciclismo italiano, e abbiamo già realizzato un primo studio con loro proprio sui ciclisti con l'utilizzo in fase acuta, quindi vuol dire una sola applicazione della tecnologia, e si sono già visti dei risultati molto promettenti, e quindi adesso si andrà avanti invece con un secondo studio che riguarderà quello che accade durante 12 sessioni di allenamento, quindi un allenamento che potrà essere suddiviso sulle 2-3 volte alla settimana. Ecco, io invito l'ingegner Guido Gabrielli a rimanere ancora in linea, perché parleremo appunto delle indicazioni di questa apparecchiatura che si rivolge ai para, tetraplegici, emiplegia, chi ha malattie neurovegetative, mal di schiena, semplice mal di schiena o riabilitazione postoperatoria. Ne parleremo tra poco dopo la pausa, e soprattutto vi daremo le indicazioni su
dove trovare le informazioni per poter accedere a questa terapia. E chiedo ancora all'ingegner Gabrielli, appunto, noi siamo in Piemonte, dove possiamo effettivamente, a chi ci possiamo rivolgere, se c'è un sito web oppure qualche clinica? Come accennavo prima, attualmente abbiamo la situazione è in continua evoluzione, come potrete capire, perché stiamo appunto entrando in una fase di diffusione delle apparecchiature sul territorio italiano, tra cui ovviamente anche la vostra regione, cioè il Piemonte. Attualmente abbiamo un'apparecchiatura BIC 16 da pochi giorni posizionata presso l'unità spinale dell'ospedale di Novara e un'altra apparecchiatura BIC 16 presso la ONLUS capitanata dal dottor Liboni, che come accennavo prima è stato primario del servizio di neuroscienze e di neurologia del presidio sanitario di Gradenigo. Quindi per tutti quelli che ci stanno ascoltando, la situazione è in continua evoluzione e tramite una chiamata o una visita sul nostro sito internet si può facilmente accedere a questo tipo di informazioni. Quindi, come vi raccontavo prima, noi siamo operativi all'interno di un polo tecnologico in provincia di Bergamo che si chiama Point, e la società di cui sono, come accennavo poco fa, uno dei soci fondatori, si chiama Victor con la K. L'apparecchiatura di cui stiamo parlando si chiama VIC 16, per cui è, diciamo, molto facile anche per un'utenza che utilizza il web per avere delle informazioni, andare appunto a trovare questo tipo di dettagli e di interesse. Ecco, io infatti ho provato a cercare su Google la parola Victor con la K, Victor, sì. E facilmente si trova. Esatto, se voi aggiungete a Victor magari anche elettromedicale, sì, riabilitazione, portati, eccetera, corretto, esatto. Si trova immediatamente questa società che sviluppa appunto questo prodotto e che viene diffuso, io lo ripeto, in diverse strutture del sistema sanitario nazionale e in particolare gli ospedali, cliniche di riabilitazione, centri di fisioterapia, preparazione sportiva e naturalmente l'utente finale con necessità riabilitative si può rivolgere direttamente. Parlo sia delle persone che hanno subito magari un trauma, mi corregga ingegner Gabrielli se dico qualcosa di sbagliato, ma anche sportivi, amatoriali e professionisti. Certo. Esattamente come ha detto lei, chiaramente il campo di applicazione principe, ed è anche quello che porta dei risultati sotto vari punti di vista, diciamo, no, più degni di nota, è chiaramente quello della neuroriabilitazione, perché avendo accesso e potendo utilizzare un certo tipo di tecnologia si può veramente avere accesso e a camminare, per così dire, nella direzione del vero recupero, per cui è molto importante questo. Allora io invito tutti i nostri ascoltatori a cercare semplicemente su Google con la parola Victor con la K riabilitazione e il primo risultato che si ottiene, Victor riabilitazione, è il sito web victor.psio, che è appunto quello relativo. Victor.psio, corretto. Perfetto. Ringrazio tanto l'ingegner Guido Gabrielli, che speriamo di avere nuovamente ospite nelle nostre trasmissioni, e se qualcuno poi ha necessità di avere anche maggiori informazioni può sempre telefonare o scrivere in radio o collegarsi direttamente al sito Victor di cui abbiamo parlato. Grazie. Esatto, dove peraltro c'è una sezione di invio di richiesta di informazioni, per cui perfetto. La ringraziamo tanto. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. E buon pomeriggio. A voi.